lui. Ah, ma qui si sorseggia. Si sorseggia. Sì, sì, quando vuoi anche per prendere fiato. A posto. Sono contento. Allora, lì, io ah, lo lì so c'è tutta domande. La... Sì, sì, già stappato, sì, sì. Lo metti. Quando mi fai una domanda io non posso iniziare con la so. Ok? Fai farlo. La so. Vabbè, intanto dai, ti presenti. Vabbè, stiamo parlando anche di intelligenza... Ah, siamo... iniziamo? Stavamo già, era già iniziata. No, no, era così, una prova per vedere com'è. Dai, intanto ti presentiamo. Mm-hmm. Qua con noi oggi, in questa nuova puntata, Giacomo Gorini, scienziato. In questi giorni ho guardato un po' il tuo curriculum, no? Mm-hmm. Sono andato a spulciare un po' su LinkedIn. Ci ho messo un'ora sola per capire tutto. No, era fatto, fatto ho, molto ho visto bene, che hai spulciato. Sì. No, è tutto molto preciso. Uh-huh. Il liceo, la triennale, sì, la magistrale, uh-huh, il dottorato, post-dottorato, scrittura di un libro, il nuovo progetto, sì, sì, cui sì, ci racconterai. Tutto fatto bene, però era una lista infinita. Andiamo a cercare di... Sì, 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 certo. Quindi benvenuto, innanzitutto. Grazie a te e al resto del team di Beast Time per avermi oggi qui. Sono allora, molto felice dell'occasione. Come sai, noi partiamo con questa piccola sorpresa, no? Dobbiamo mm-hmm scegliere il compagno di viaggio che ci accompagnerà per questa ora, ora e mezza, quella che sarà insieme. Mm-hmm. Certo. Allora. Ah, vediamo? Sì, vai alla pesca. Ok. Tre, no? Sì, tre, tre. Uno. Due. E... tre. Tre. Vai. Allora. Posso prenditi dire... tutto il tuo tempo. Posso respiralo, rivelare cosa sono mentre... No, mi... no, no, no. Tu respira, fai, lo riveliamo dopo. Okay. Regalaci un'immagine, un'emozione, un ricordo, qualsiasi cosa ti venga in mente. Posso dire cos'è? No, sì, non voglio sapere qual è l'emozione, il ricordo. Allora, questo mi ricorda... quando ero piccolo andavo al mare con mio babbo. Ok. Qui a Rimini, ovviamente, perché io sono riminese doc e quindi ecco, ricordi di casa. Sentiamo il secondo. Questo mi ricorda il negozio di mia mamma, che lei è stata farmacista per tanto tempo. Ah. E dopo si è aperto una propria attività e si è dedicata all'erboristeria. Ah, quindi comunque in esatto famiglia c'è stato... Sì, 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 sì. No, mio padre è medico, pediatra, e mia mamma è farmacista. E dopo ha esplorato appunto il rapporto con le piante, no? Quindi lì di aromi ne ho sentiti tantissimi. Infatti per quello tantissimo che poi ti ho chiesto, sai questo, facciamo questa cosa. Ah, sì, bello, sì, 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 sì. No, mi piace tantissimo. Questo invece mi ricorda una coppia di amici che avevo a Washington DC quando ho vissuto lì, che erano di origine asiatica e avevano degli infusi che ricordavano molto questo aroma. L'Oriente. Dovrei scriverli, mi mancano, è da un po' che non ci sentiamo. Bello. Quindi hai, sì, l'Oriente, sì, sì, l'amicizia. Ho l'Oriente, esatto. Hai mamma e hai papà. E ho babbo, esatto. Vedi? Adesso dobbiamo scegliere, però dobbiamo so che tra mamma e papà è sempre difficile, però dobbiamo scegliere il compagno di viaggio che ci accompagnerà per tutta la... Esatto, allora, per quanto voglia bene entrambi allo stesso modo, li metto da parte e mi concentro su questo. Vai sull'amicizia. Aroma di Oriente e amicizia. Vai, che è molto rilassante. Allora, noi adesso lo mettiamo qua. Ok, mettiamo un po' di gocce. Lo mettiamo qua, il nostro bel compagno di viaggio. E accendiamo. Allora, io volevo partire da un po' prima, mm-hmm, da mamma e papà, certo, però da Rimini, mm-hmm, dal liceo, perché questo poi è anche, sì, un incontro particolare, cioè nel senso che
un po' il cocco del professore di chimica e biologia che si incontra con quello che di chimica e biologia allora non freghiamo assolutamente niente. Infatti salutiamo anche il professor Lotti. Sì, esatto. Carissimo professor Lotti. Da Rimini, il liceo classico, un ricordo, qualcosa? Ah, molti ricordi. Allora, prima di tutto, i primi due anni, il biennio, per me sono stati difficilissimi. Erano anni in cui c'era tanto studio di grammatica, latino e greca, e le uniche scienze che studiavamo era matematica, ok? Quindi era tutto molto strutturale. Non studiavamo le applicazioni tipo fisica, biologia, materie simili, e allo stesso tempo con latino e greco studiavamo esclusivamente la grammatica, non gli autori, non la letteratura. Quindi per me, non lo so, non mi coinvolgeva tanto, e questo si vedeva anche nel rendimento, va detto. Andavo bene in inglese, che mi è sempre piaciuto, anche grazie all'incoraggiamento di mio padre, perché la prima verifica alle medie era stato un disastro. Lui mi prese da parte e mi disse: guarda Giacomo, l'inglese è importante, adesso lo studiamo un pochino assieme. Però in generale, ecco, a parte l'inglese, non me la cavavo proprio bene a scuola. Poi c'è stato un cambiamento nell'estate fra biennio e triennio, quando ho visitato l'università di Oxford. Sai, presente quei viaggi che si fanno, no? Magari che con torna i professori. Spesso Oxford nella sì, tua Oxford vita. È ricorrente. È ricorrente, sì, esatto. Presente quei viaggi che magari alcuni studenti fanno d'estate con i professori d'inglese per andare a imparare la lingua all'estero, no? Ecco, mi ricordo che a 16 anni a scuola non andavo tanto bene, avevo rischiato la bocciatura entrambi gli anni del biennio. Ecco, nel passaggio al triennio, quell'estate andai a studiare l'inglese in Inghilterra, visitai Oxford e vidi questi palazzi gotici, le sale da pranzo, da cena, che erano destinate a studenti più grandi di me di un paio d'anni, capito, non di più, e lì mi partì qualcosa. Cioè, io ho detto: io voglio fare questo, voglio essere uno di loro, se loro possono, perché non dovrei anch'io? E sapevo la destinazione, ma non sapevo quale sarebbe stato il mezzo. Poi, per pura coincidenza, di lì a pochi mesi, con l'inizio del triennio, cambiò il programma, si passò ad altre materie, fra cui le scienze, ma anche la filosofia, la letteratura, che ancora mi accompagnano. Hai recitato una poesia prima. Sì, 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 io, esatto. A me piacciono molto le materie umanistiche, le ritengo fondamentali per formare la persona. Comunque, ebbi una particolare, forse anche predisposizione, ma interesse per lo studio delle scienze, biologia e chimica. E così capii che quello sarebbe stato il mezzo che mi avrebbe portato poi ad Oxford. E da quel momento in poi avevo un percorso ben determinato ed ero solo all'inizio. E poi mi diedi da fare per riuscire a realizzarlo. Poi dopo Rimini, Bologna. Dopo Rimini, Bologna. Milano. Sì, esatto, Rimini, Bologna, Milano, Washington DC, sono stato nel esatto, governo. Questo sì. Questo incontro con Oxford, no? Sì. Che abbiamo detto ritorna spesso nella tua vita, sì. Ma in generale con tutto il mondo anglosassone, no? Sì. Quindi gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, forse è una seconda casa per te, no? Anche, sì, sì, anche sì. Forse, a volte anche sì. La prima. Sì, sì, sì. Molto legato e anche, mi ricordo una sera avevamo parlato delle differenze tra i due modi di concepire la sì, vita, esatto. La quotidianità, il lavoro, e mi ha colpito molto. Sì, sì, sì. Beh, più che altro è una contrapposizione non tanto fra stile di vita, come si dice, mediterraneo contro anglosassone, no? La differenza secondo me è più fra europeo contro non europeo. Probabilmente un americano si trova meglio con lo stile di vita non europeo rispetto a quello europeo, non lo so, magari è semplicemente il modo in cui siamo stati cresciuti, ma io mi sento molto più vicino, comprensibilmente, allo stile di vita europeo. Io sento che il nostro modo di vivere è più intriso di significato, di trovare la bellezza, il piacere anche nelle piccole cose e nel percorso. Gli americani, con tutti i limiti che una generalizzazione ha, invece sono molto
concentrati nell'ottenimento, nel arrivare il successo a questo sogno subito. Americano, no? Ottenere il successo, che può, ovviamente il successo, la concezione di successo è personale, ma in generale l'americano cerca di pagare il mutuo, avere la casa, il lavoro stabile, eccetera, e la vita gira un pochino intorno a lavoro e vita di casa. E l'anello di congiunzione forse è la Gran Bretagna? Esatto, no? Tra esatto, questi due differenti modi stili. Esatto, perché comunque gli Stati Uniti sono un paese a cui devo molto, a cui sono molto grato e che mi porto nel cuore. L'Inghilterra diciamo che è un pochino al crocevia, no, di questi due stili di vita, perché offre generalmente più opportunità rispetto al resto dell'Europa, pur restando magari non sulla carta, ma per abitudini e storia, un paese europeo. Torniamo allora, rifacciamo un passo indietro, torniamo alla tua formazione. Sì, no? Sì. Sei passato in tante città, in tanti paesi. Sì. A Oxford hai detto, ti ha cambiato tanto. Qual è l'altro momento della tua vita, da un punto di vista anche dell'istruzione, che ti ha cambiato così tanto come quel momento? L'incontro con il mio primo mentore, Antonello Bonci, era un professore di neuroscienze, lui faceva ricerca sulle dipendenze da sostanze a San Francisco, era italiano, di qui vicino, è della nostra zona. Mi ricordo che all'età di 17 anni lessi un articolo di giornale in cui sul Carlino di Rimini, credo proprio, in cui parlavano degli studi che stava facendo in California, e sapendo che era quello che volevo diventare e che anche lui era partito dalla mia stessa zona, gli scrissi un'email così a 17 anni e gli dissi: guardi, la prossima volta che viene a Rimini sarebbe disponibile a prendere un caffè con me. E lui fu molto disponibile, mi rispose subito, così il Natale successivo ci vedemmo al caffè a bere qualcosa, e gli dissi che la mia intenzione era di diventare uno scienziato all'estero, esattamente come ha fatto lui. E devo dire che questo rapporto con i mentori, di cercare qualcuno che ha già fatto quello a cui miri, è una cosa che in Italia non facciamo tanto, quando invece è più diffusa nel mondo anglosassone, appunto. E trovare una persona che magari non ha già fatto esattamente quello che vuoi fare tu, ma che ci è andata vicino, può fare molto la differenza, perché quando hai l'incoraggiamento di un mentore del genere e magari ti va male il compito o ti bocciano all'esame o qualsiasi altro intoppo puoi avere, ti rendi conto che sei comunque accompagnato, che non è la fine del mondo, ecco. E soprattutto hai anche validazione dei tuoi desideri. E poi ti porterai sempre un pezzo di lui, no? Sì. Non so se poi immagino, da come ne hai parlato, che hai avuto altri grandi maestri che ti hanno accompagnato nel tuo percorso, sia umano che professionale. Esatto. Un altro che dici, ok, lui, c'è stato tantissimo di lui dentro. C'è stato il professor Burioni, ovviamente, che è stato il mio secondo mentore. Io, forse influenzato appunto da professor Bonci, avevo una tendenza più a diventare neuroscienziato. Poi, durante gli studi magistrali a Milano, ebbi il professor Burioni come insegnante di virologia, e il suo modo di comunicare era magnetico, tutti noi dicevamo: ah, questo deve finire in televisione, perché non riesce a non ascoltare. E in effetti alla fine ci arrivavano, molto, molto, molto carismatico, ecco, e le sue lezioni erano quelle del tipo in cui non riesce a non ascoltare. E così chiesi per fare la tesi di laurea nel suo laboratorio, un anno di esperimenti e poi appunto la stesura del manoscritto finale. E lui fu uno che capì, anche lui avendo vissuto e lavorato all'estero, capì il mio desiderio di partire e mi aiutò molto. Cioè, i contatti li trovai da solo, però lui si rese sempre molto disponibile a facilitare,
il tutto, scrivendo lettere di referenza, aiutandomi con la burocrazia. Queste sono cose che secondo me le persone non sanno quanto gli altri siano disposti ad aiutare se solo glielo chiedi. Per me molti ragazzi, ma anche adulti, purtroppo si rifiutano, si rigettano prima che lo facciano gli altri. Cioè una mia regola è quella di lasciare che siano gli altri a dirmi di no, non dirmelo da solo. No? Perché finché non c'è un no, è tutto aperto. Esatto, no? Ma molti partono dal preconcetto, no, che senso ha, mi diranno di no, cosa scrivo io a questo professore americano? E invece cercare questo rapporto, specialmente quando si è giovani, è molto importante, perché nel momento in cui tu parli apertamente a un professionista affermato, che dice sì, capisco quello che vuoi fare, secondo me è possibile, adesso troviamo il modo, ti dà una validazione di quello che vuoi, cioè di quello che, a cui aspiri, che riuscirà comunque a sovrastare tutti i dubbi che ti possono essere imposti da un professore che non crede in te, un parente che dice no, ma in quella disciplina non c'è tanto lavoro, cioè è una cosa che va fatta. Oh, cercare i mentori è la prima cosa da fare. Il rapporto con le persone è la prima cosa alla quale ci si deve dedicare. Nessuno ti viene a prendere perché sei il più bravo della classe. No. Però devi andare a prendere. Se stabilisci un rapporto umano e dopo ovviamente sei anche capace, le cose generalmente succedono. Se non succedono, bisogna cercare qualcun altro. Un po' il detto chiediti sarà dato, no? Esatto, chiediti. Chiedere è metà dell'avere, esatto. Busse ti sarà aperto, no? Le porte, esatto, che si aprono, i cancelli, sì, che molti si non opportunità. Bussano. No. Molti non bussano ed è un peccato. Sì, io lo dico quando parlo spesso nelle scuole, no? Lo dico ai ragazzi di 17-18 anni, cioè scrivete a professori di tutto il mondo, fatevi avanti, però secondo me non lo fanno. Non lo fanno. Io l'ho fatto, a 16 anni io avevo già la rotta ben definita e questi pensano che, non lo so, di essere troppo piccoli o di non poterlo fare, quando alla fine chi non ha nulla ha tanto potere, perché ha il potere di creare una visione e tutto parte da lì. Cioè c'è un poeta inglese, William mi pare, ma di cognome sicuro fa Wordsworth, che diceva il bambino è il padre dell'uomo, cioè tutto quello che noi siamo, chiunque di noi, è quello che è grazie alle scelte di una persona più inesperta che però ci ha creduto e che ha costruito una visione che ci ha reso quello che siamo oggi. E secondo me molti non si rendono conto del potere che hanno quando sono all'inizio. Perché dici sfiducia, paure, insicurezza, pensare che non si hanno i mezzi? Perché, come dire, tu sei anche un po', mi collega, sì, al discorso che hai fatto, un po' il manifesto di quello che vogliamo trasmettere, mm-hmm, noi, no? Sì. Infatti mi fa molto piacere che tu sia qui, perché, mm-hmm, poi parlando di quello che, mm-hmm, volevi fare in Italia, ma che ci sono state delle difficoltà, mm-hmm, tu dici provarci sempre, mm-hmm, cioè la sfiducia, sì, le insicurezze, le paure, gli ostacoli ci sono sempre, sì, vanno trasformati in opportunità e, mm-hmm, mi sembra che quello un po' in tutto il tuo percorso, sì, sì, sia, sì, accademico che professionale, ma che di vita, è quello che sei riuscito a fare, mm-hmm, e quindi è un po' il manifesto ed è fantastico che tu sia qui oggi, perché, mm-hmm, è sì, la testimonianza, sì, sì, di questo tuo percorso, quindi davvero, come dire, adesso ci arriviamo poi, mm-hmm, all'Italia, mm-hmm, certo, il tuo ritorno in Italia, mm-hmm, dopo tanto tempo negli Stati Uniti, sì, tanto tempo in Gran Bretagna, mm-hmm, in cui immagino hai fatto un'esperienza, sì, 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 a 360, è stato intenso, a 360, sì, gradi, il compagno di viaggio lo dimostra, perché, certo, come dire, ti ha ricordato, sì, sì, amici di terre lontane, e quindi credo che ti diano delle prospettive anche di vita, mm-hmm, e di come si vive in modo diverso. Mm-hmm. Però prima ancora faccio un'altra domanda. Dimmi. Nel 2020, nel, mm-hmm, 2021, sì, quando eri in Gran Bretagna, mm-hmm, eri al Jenner Institute, giusto? Esatto, sì, di Oxford. E ti sei occupato per diciamo del vaccino sperimentale, sì, che AstraZeneca poi ha commercializzato prendendo i diritti dall'università. Ecco, come
un ragazzo italiano, che immagino che essere comunque italiano a volte in certi contesti non sia sempre facile, no? Sai, gli inglesi. Sì, certo. Confrontarsi con i pesi massimi in un momento così drammatico. Mm-hmm, certo. Quello è stato... diciamo che ci sono dei momenti in cui semplicemente, specialmente quando prima il tuo paese e poi tutto il mondo si ferma, ci sono dei momenti in cui semplicemente devi agire senza stare troppo a contemplare il perché, il per come tu ti sia trovato in certe occasioni, no? Sebbene ovviamente la domanda interiore ci sia, però devi agire e basta. Allora, prima di tutto, io ancora non lo so come mai io mi sono trovato lì e come me le centinaia di collaboratori che hanno lavorato su questo progetto ed altri progetti che ci hanno permesso di tornare adesso a parlare senza rispettare le norme di distanza indossando mascherine, no? Però una cosa della quale mi sono reso conto è perché noi studiamo, no? Cioè, vado all'università così mi prendo la laurea, oppure università o meno, faccio il corso di formazione, così prendo il certificato e posso fare questo lavoro, questo mestiere, portare i soldi a casa, occupare il mio tempo, no? Cioè, c'è un valore sociale nello studio, no? Quando ti impegni gli anni e poi ti trovi in un laboratorio con il tuo paese fermo, i nonni che rischiano la salute per via di un virus, no? E il laboratorio vuoto perché non si può stare in troppi, quindi sei totalmente da solo. Però dici, io questa cosa la so fare. Se va storta so come recuperare e cominci a fare gli esperimenti e le mani non tremano, allora lì ti dici, ah, ecco perché ho studiato, ecco a cosa è servito tutto questo, non per portare a casa il certificato o farmi assumere dall'università. È la fiamma che vampa. Risolvi un problema, ma a parte l'aspetto scientifico, un artista che genera un'emozione, no, nei lavoratori, che li estrae dalle loro preoccupazioni quotidiane, gli dà un momento di pace, esaltazione o quello che è. Quello che noi scegliamo di fare, se lo facciamo bene, ha un impatto nella vita delle persone sociale. E escludersi all'inizio, dire no, non è possibile, non disturbo questa persona, non inseguo veramente quello che voglio, è un danno che si fa certamente a se stessi, ma poi che si fa a tutta la società. La società ha bisogno di bravi scienziati, di bravi architetti, di bravi artisti, di persone preparate che fanno il loro lavoro bene, più per anche spinti dalla passione rispetto a chi lo fa solo per mestiere. Quindi tu l'hai vista come quasi una chiamata, cioè una grandissima opportunità di dire, esatto. Ok, non sono io piccolo, povero ragazzo che va là e mi confronto, sino io adesso vi faccio vedere... Sì, questo da piccolo io sentivo, esatto, hai detto bene, io non sono scappato dall'Italia da piccolo, io sono stato tirato verso qualcosa, no? Mi sentivo, non lo so, l'ho sempre sentito come un gancio nel petto che mi tirava in avanti e io sapevo che lì c'era qualcosa per me. E poi alla fine, per puro caso, fra tutte le persone che inseguono questi i loro sogni, le loro visioni in maniera anche magari più diligente o virtuosa della mia, ce ne sono tanti che non si trovano a lottare contro una pandemia. Io sono stato uno di quelli invece che si è trovato nel laboratorio giusto al momento giusto. Esatto. Ti è venuto a fare visita l'ex primo ministro? È venuto Boris Johnson. Sì, è tanto che venne a trovarci il primo ministro Boris Johnson, scambiamo qualche parola. Sono stati momenti molto intensi che nella vita della maggior parte degli scienziati non capitano, e anche questo ha causato poi una serie di cambiamenti nella mia vita, che se non ci fosse stata questa pandemia, il coinvolgimento in prima persona nel tentativo di risoluzione, scelte che non avrei fatto. Quindi anche da un punto di vista umano, mediatico, è cambiata, cioè...
prima dicevi sono un po' uno scienziato atipico, sì. Cioè lo scienziato atipico è quello da laboratorio, mm-hmm. esperimenti, molto chiuso. Sì, sì, sì. Io invece, a me piace il contatto umano, piace essere anche qui, sì, no? Sì, davanti, sì, sì, molto, molto, davanti, sì, delle telecamere con un microfono e anche a raccontare, spiegare, mm-hmm. no? Perché poi, sì, no? La scienza deve, certo, spiegare anche, no? Quello che è il contesto, quindi dici sono un po' atipico. Sì, 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 cioè a me per definizione non è che piacciono tanto le persone che si autoproclamano speciali o atipiche, però mi rendo conto che rispetto alla concezione che le persone hanno in generale dello scienziato, io non è che sia proprio fedele a quell'immagine, a quello introverso, gobbo che sta nel laboratorio dalla mattina alla sera. Solo col camice bianco. Solo col camice bianco, con l'occhiale, occhialone pesante, esatto. Cioè non, e secondo me è vero, è un'immagine un po' caratteristica, che, cioè, che magari spaventa anche molti studenti dall'intraprendere quella professione. Devo dire che io nei laboratori in cui sono stato ho conosciuto tante persone anche estroverse, atletiche, soprattutto all'estero. Io non, ho sempre avuto un lavoro molto, uno stile di vita molto bilanciato fra casa e lavoro. Dopo a questo si aggiunge... E vita notturna. E vita notturna, certamente. A questo si aggiunge però anche una mia indole estroversa che, ecco, mi ha poi permesso di cercare appunto l'esposizione mediatica non tanto per darsi visibilità, ma proprio perché ne riconosco l'importanza di comunicare la scienza al proprio lavoro. Ma il mio lavoro come quello di chiunque altro, ecco. Come fa una persona a decidere cosa vuole fare se le persone che la fanno non lo comunicano, non spiegano cos'è? E poi va bene, senza scendere nel tunnel dell'importanza della comunicazione precisa in ambito scientifico, cioè quello dai, la diamo per scontato. Perché comunque ci sono stati degli errori, quindi poi hanno portato, tu lo sai. Ah, Cina, infatti, dai, facciamoci un brindisino. Alla nostra. Torniamo all'Italia. Sì. Poi tu hai scritto anche un libro. Sì, ho scritto un libro che è uscito con la PM. L'anno scorso, quindi inizio 2022, esatto, che si chiama Malattie Y, e questo libro è orientato verso il futuro. Mi spiego meglio. Periodicamente arriva la grande malattia che blocca il mondo, no? Prima del Covid c'era stata, cioè, l'esempio tipico è quello dell'influenza del 1918, no? Che comunemente chiamata influenza spagnola, che addirittura, secondo alcune stime, provocò più decessi delle due guerre mondiali combinate, specialmente nei giovani. C'è stata ovviamente la peste del 300 e i virus hanno questa tendenza, questa brutta abitudine a cercare di provocare pandemie, no? Per questo l'istituto Jenner definiva i progetti destinati alla risposta alla prossima grande pandemia, prima del 2020, definiva questi progetti come quelli per la malattia X. Non si sapeva quale sarebbe stato, no? E quindi allestirono una serie di laboratori, centri per reclutare volontari, sistemi, organizzazioni e collaborazioni per rispondere in maniera efficace quando sarebbe arrivata questa grande malattia X. Le cose furono finite proprio all'inizio del 2020, tanto che quando spuntò questo, ti ricordi lo chiamavano il nuovo coronavirus, certo, no? Novel coronavirus. Questo nuovo virus, i capi dissero... Dai, facciamo finta che sia la malattia X, che sia la grande pandemia che deve arrivare, e attiviamo il meccanismo in modo da rispondere in maniera più rapida possibile, no? E mentre lo facevano, pian pianino la situazione precipitava e quindi il progetto si espanse a macchia d'olio. Io al tempo ero in un laboratorio adiacente che si occupava di malaria. Sono specializzato nello studio delle risposte anticorpali in volontari vaccinati con vaccini sperimentali, e così i capi di quel progetto mi avvicinarono e mi chiesero se potevo aiutare. Il libro si chiama Malattia Y, sì, perché
e guardare. Impara sulle, esatto, fa una valutazione di quello che è successo con questa pandemia, nella quale ci sono stati anche molti errori dal punto di vista, io penso soprattutto di comunicazione, e l'Italia avrebbe potuto fare molto di più dal punto di vista scientifico. E cosa possiamo fare per prepararci, arrivare più pronti alla prossima pandemia, che sarà quella di malattia Y, malattia, che dà il titolo al libro. Comunicazione, dici, si è giocato un po' troppo su forse la paura, no? A volte. Ma io penso che la paura sia... Allora, la paura è inevitabile quando succede qualcosa di così grande, ecco, è qualcosa di ignoto, no? Perché un virus nuovo nessuno sapeva cosa avrebbe fatto, no? Cioè, si potevano ovviamente estrapolare delle aspettative sulla base di quello che per fortuna conosciamo grazie all'avanzamento scientifico che abbiamo avuto specialmente negli ultimi anni. Però il grosso problema dell'Italia dal punto di vista di comunicazione, secondo me, è stato che non c'era una voce autorevole. C'erano tante persone che battibeccavano in continuazione nelle TV e non c'è stata una linea, dici, non è mancata, esatto, un po' una linea. Ma più che altro, più che parlare cioè, negativamente dell'Italia, io vorrei parlare positivamente dell'esempio inglese, no? Cioè lì c'era il PM Johnson che si presentava in TV, sui social, ai cittadini settimanalmente, ogni 2 settimane, affiancato dai 2 consulenti scientifici, in cui spiegavano quali erano le decisioni del governo, perché erano state prese, cosa ci si poteva aspettare, e i consulenti scientifici davano risposte sulla base di grafici e altro. Questa è una cosa che a noi è mancata e che secondo me avrebbe potuto, insomma, diciamo, esatto, dal punto di vista di comunicazione, calmare anche di... un pochino gli animi, esatto. Ok, libro. Sì. Però veniamo al cuore, no? Certo. Al nuovo, il motivo anche per cui sei venuto, sì, in Italia. Sì, certo. Uh-huh. Sei ritornato in Italia. Sì. Il tuo nuovo progetto. Sì, 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 certo. Sperimentale. Uh-huh. È 2 anni che sei qua. Sì. Incontri con università. Sì, sì, sì. Centri di ricerca. Certo. Grandi fondi di investimento. Ma... L'Italia sui giovani, esatto, sulle novità, sì, sui nuovi progetti, fatica, sì, ancora, sì, sì, a essere forse al passo con... Sì, l'Italia ha tanti pregi, ma il paese perfetto non esiste. E quindi, con tutto il bene che le vogliamo, possiamo dire che ha dei limiti, specialmente quando si tratta di innovazione, specialmente in alcuni settori. Allora, io sono rimasto in Italia questi 2 anni un po' per volere, un po' per caso. Perché rientrai dopo Oxford, andai brevemente negli Stati Uniti e da lì decisi che avevo bisogno di prendere una pausa, specialmente dopo tutta l'intensità del lavoro sul Covid, e così decisi di tornare in Italia per un pochino di tempo a calmarmi, scrissi il libro, lo pubblicai, girai a presentarlo ed è stata ovviamente una cosa molto, molto terapeutica. Poi per un ragazzo giovane, insomma, cioè presentare... Sì, è stato... sì, è bel stato... momento, cioè immagino anche da un punto di vista appunto culturale, artistico, che l'hai citato, sì, prima, sì, cioè, esatto, scrivere un libro, è un gesto artistico, è, no? Stata una cosa molto inaspettata per me e ancora non ho un'emozione pronta quando ci ripenso, perché è stata così grande che non avevo un pacchetto predefinito di emozioni da dedicarci. La mia intenzione era di tornare in Italia e ripartire dopo poco tempo. Dopo qualche presentazione, mi sono lasciato sedurre dallo stile di vita, dalla vicinanza ai miei affetti, che negli 8 anni di vita estera precedenti mi erano mancati, e così decisi di fare un tentativo e restare, anzi più di un tentativo, per restare in Italia. C'è sempre stato qualcosa all'orizzonte che sembrava rendere possibile che le cose partissero anche in questo paese, ma poi mi sono reso conto che... Ma questo progetto, spiegalo... Sì, infatti, devo spiegare un po' meglio il progetto. Allora, molto semplicemente, io da biotecnologo mi occupo ovviamente di, come dice la parola, di tecnologie della vita, no? Fare un esempio di una biotecnologia, l'mRNA, la vaccinazione mRNA, quella è una biotecnologia. O anche la terapia genica, che è una cosa totalmente diversa, anche quella è una biotecnologia. A me è venuta
in mente, per passione, anche per preparazione, una biotecnologia che possa permettere la più facile identificazione di farmaci contro malattie oncologiche, tanti tumori, certo. Metaboliche come diabete o obesità o infiammatorie come l'artrite reumatoide, cose del genere. E dato anche il fatto che del mondo accademico io ho avuto una visione molto completa anche a causa della pandemia che mi ha mostrato il picco di intensità del lavoro che può succedere dentro ad un'università, ho deciso di focalizzarmi su questo progetto da un punto di vista imprenditoriale, perché nel mondo privato le cose possono avvenire molto più in fretta di quanto avvengano nelle certo. università di solito, no? C'è la carota che traina l'asino, no? Quindi le cose vanno avanti. Ecco, quindi io ho cercato di fare partire un progetto imprenditoriale biotecnologico in Italia, altamente innovativo. Ecco, all'inizio ci sono stati dei segnali che potesse partire, poi alla fine le cose per un motivo o per l'altro non hanno funzionato. Ma quando ti relazionavi con i grandi fondi di investimento, con i centri di ricerca, cioè, qual era... Cosa ti veniva detto? Cioè, tu come lo vivevi? Cioè, cosa... questo progetto è bello, ma non possiamo. Oppure, guarda, farai meglio questo aspetto. Cioè, lo vivevi come, un fallimento? Lo vivevi come, oddio, forse non era abbastanza per loro? Oppure, il mio progetto vale. Allora, il progetto vale. Allora, questa è una regola... generale, quando viene in mente un'idea di qualcosa che potrebbe essere utile, è sempre meglio parlarne con persone già del settore e vedere cosa dicono. Meglio se non le conosci, perché così ti danno la risposta secca che a loro non gli interessa. Ti dicono, guarda, lascia stare. Del valore del progetto io sono sempre stato convinto. Assolutamente convinto. Dopo, il punto è che in Italia se vuoi far partire ti affidi. Cioè, se vuoi far partire qualcosa di innovativo ti affidi all'università e vai a fare gli esperimenti dentro l'università e poi da lì esci, oppure devi attrarre fondi, devi attrarre investimenti. Certo. No? Ecco, chi investe generalmente in questi progetti è molto consapevole del rischio che gli è associato, a maggior ragione in Italia. In Italia ci sono meno soldi, quindi sono più cauti. E le università... diciamo che non possono offrire il supporto delle stesse università, cioè di università internazionali nelle quali magari ho lavorato, no? Quindi c'è stato qualche flirt con investitori esteri, però devo dire che purtroppo dall'estero di investitori che guardano favorevolmente all'Italia per questo tipo di innovazione, non è che ce ne sono proprio tanti, eh. Cioè, già c'è la selezione di trovare investitori che capiscono quello di cui stai parlando, perché ovviamente parlo di tecnologie molto specializzate, non è come dire voglio fare un'app che è di dating, no? Certo. Subito qualcuno capisce cos'è un'app di dating, però quando parli voglio fare una biotecnologia che permetta di generare farmaci contro questo e lo faremo in questo modo, lì il numero di investitori che ti seguono piano. Stringe tantissimo. Di quelli in Italia ce ne sono pochissimi, all'estero un po' di più, ma che dicono investiamo in Italia, no. Anche perché come reputazione il nostro paese, insomma, da questo punto ho visto che magari non te lo dicono, però preferirebbero mandare i soldi in Inghilterra. E quindi? Sì. E quindi pazienza, io le ho provate tutte. Come dicevo, l'Italia è un paese bellissimo ma non è perfetto, questa è una debolezza che non sa o non vuole rafforzare, pazienza, io vedo l'Europa tutta come una famiglia, quindi si riparte. E hai già chi potrebbe... Interesse e collaboratori di persone che ci credono, io ce ne ho, esatto, e questo mi dà tanta sicurezza, mi fa piacere ed è una cosa che mi stimola ad andare avanti. Adesso c'è qualche opportunità all'orizzonte, ecco. Cioè, Forse vorrei tornare in Gran Bretagna, che sono posti che conosco, perché insomma ormai mi sono spostato diverse volte, quindi vorrei tornare, non vorrei ricominciare da zero di nuovo. Poi mi manca anche la cultura inglese.
Senti, poi oltre che su LinkedIn, sì, sono andato a spulciare un pochino anche Twitter, no? Uh-huh. Hai un profilo, sì, Twitter molto, sì, attivo. Sì, certo. E mi ha colpito, uh-huh, che sei andato una volta, non so se poi vai spesso, in visita ai detenuti. Ah, sì. Nelle carceri. Sì, sì, sì. Ok? Per parlare di scienza, di tecnologie, certo, di malattie, eccetera, eccetera. E mi ha colpito quando hai detto... Andate a trovare i detenuti perché potrebbero, uh-huh, potresti essere la persona che aspettano per accendere, no, quella, sì, scintilla, sì, sì, certo, no? Uh-huh. Per recuperare anche un po', insomma, il percorso, eccetera, eccetera. Ecco, cosa ti ha lasciato questa esperienza con persone che, insomma, vivono, allora, in un contesto culturale? No? Intanto è stato... Mi è stato utile, cioè mi è stato... Per me ha avuto molto valore vedere cos'è un detenuto, no? Perché ne senti parlare ma non li vedi, cioè non sai come sono fatti, no? E in realtà lì ho ricevuto un'accoglienza da parte loro molto cordiale e ti rendi conto subito che sono persone che sono lì come conseguenza del comportamento che hanno avuto non nel giorno migliore della loro, no, vita, no? Nel giorno peggiore. Però tutti noi, magari non a livelli così, tutti noi non siamo come persona quello che siamo nel giorno peggiore, no? E anche considerato che insomma, giudicarli o trattarli per quello che hanno fatto non è compito mio, ci ha già pensato qualcun altro, no? Io penso che come una persona giovane, dicevo prima, no? Chi non ha niente ma una visione, in realtà è già ricco, no? E io sono stato plasmato, la mia visione è stata plasmata, incoraggiata e resa possibile grazie agli incontri che ho fatto. Anche i tuoi genitori forse. I miei genitori, ovviamente, esatto, ma io mi rendo conto che anche non tutti hanno i genitori come li ho avuti io. No? Io sono un privilegiato, però parlavo del mentoraggio, no? I mentori sono i genitori che ti scegli, ecco, e io non andavo lì con la pretesa di diventare genitore o mentore di nessuno, però magari di avvicinare a una passione, a una visione che chissà che cosa scatena, perché è quello che ho ricevuto io. Io non posso dare indietro ai miei mentori perché sono tutte persone già affermate, più grandi di me. Anche se non devono esserlo essenzialmente, però nel mio caso lo sono. Quindi la promessa che mi sono fatto è, va bene, non darò indietro a loro direttamente, ma passerò ad altri. E in questo caso, quindi, in questo caso i detenuti. E com'è stato il rapporto con loro? Cioè, ma attentissimi. Attentissimi? Attentissimi. Cioè le classi più interessate che ho mai avuto, delle domande molto... on point, come si dice, molto precise, ben pensate e degli spunti di conversazione molto interessanti. Sì, sì, ne sono usciti. Io penso di avere, andavo lì per dare e invece ho preso più di quanto ho dato dall'esperienza con i detenuti. Dici, cosa hai preso? In una parola, in un sentimento, in un'emozione, in un ricordo, che cosa, proprio la cosa più indelebile? Comunanza? Perché non, cioè, siamo le stesse persone, capito? In circostanze diverse, però abbiamo tutti gli stessi desideri, le stesse paure, che però prendono semplicemente forma diversa e dobbiamo aiutarci, capito? L'un l'altro. Quello. Bello, sì. Comunanza, perché comunque c'è, sì, il percorso, no, di recupero. Sono, cioè, come sono noi, persone che, sì, dici... Esatto. E se io fossi nato nelle loro circostanze, no? Chiunque di noi fosse nato nelle stesse circostanze, avesse ricevuto la stessa educazione nello stesso ambiente, probabilmente saremmo finiti, cioè, nella stessa... Esatto. Non lo sappiamo. Diciamo. Non lo sappiamo, ma proprio perché non lo sappiamo possiamo fare, probabilmente, avere una posizione moderata. No, nei loro confronti. Io, finché non provi di non esserlo, c'è possibilità che lo sei. Ma loro come l'hanno vissuto a quei momenti di
di chiusura, no? Nel 2020-2021, il fatto che... Ma non abbiamo, parlato, c'era comunque, si insinuavano teorie complottiste ogni tanto, sempre comunque portate con molta moderazione ed educazione, cosa che mi ha fatto molto piacere. Ho ricevuto molto più violenza da Twitter che dal carcere, che dalla casa circondariale di Rimini. Lì io invece ho trovato tanta gentilezza da parte dello staff, dei detenuti. È stata ci andrei più spesso. Prima in macchina, quando nel viaggio che abbiamo fatto per arrivare qua in questo casolare in mezzo alle campagne romagnole, e hai detto che il lavoro dello scienziato, no, è molto prossimo con il fallimento, nel senso che noi sappiamo che si potrà fallire molte più volte rispetto al successo che è. Allora, non so, si dovrebbe applicare una targhetta, come è applicata sul campo centrale di Wimbledon, che riprende una vecchia poesia di Rudyard Kipling, scritta, dedicato al figlio, in cui vittoria, il successo, il fallimento, la sconfitta devono essere trattati allo stesso modo, perché, come dire, non... In un momento ci esaltiamo, nell'altro momento ci tiriamo giù, ma poi alla fine quello che è importante è appunto la passione che ci muove nel fare quella cosa lì, e non importa, noi siamo sempre noi. Hai detto, io non mi identifico con l'essere scienziato. Esatto. Io faccio lo scienziato, ho Giacomo in tutte le sfaccettature diverse. Questo esatto. Ho conosciuto scienziati, ma professionisti in generale, che fanno della propria professione la propria identità. E, non è il mio caso. Ho molti interessi e sono riuscito comunque a coltivare le mie passioni per la storia antica, per la filosofia o anche altro, la musica, pur riuscendo ad arrivare in posti che sognavo da quando ero piccolo. Ma abbiamo parlato tanto anche di... insomma, della pandemia, ma da scienziato e da chi si occupa anche della realizzazione di vaccino, di cure sperimentali, come vivi? Cioè, qual è il tuo rapporto con la malattia? Ma io, allora, prima di tutto, penso che sul rapporto della malattia possa avere una visione più profonda chi ne soffre. Però devo dire che la malattia... sai, è difficile fare partire qualcosa di ambizioso in Italia. E ci sono dei momenti in cui dici, ma perché sto facendo tutto questo? No? Chi me lo fa fare? Potrei benissimo trovare un lavoro stabile, no? Ho un buon CV, trovo il lavoro e non mi preoccupo più. Però, di nuovo, parlavamo prima, no, della responsabilità sociale di fare il proprio mestiere e dell'impatto che può avere. Ecco, quindi anche nei momenti più difficili, perché sì, certo, gli scienziati sono un po' abituati al fallimento, però siamo esseri umani, no? Ho toccato terra a volte, quando ero proprio convinto di voler restare in Italia, cosa che, dalla quale mi sono liberato, è stata una vera e propria liberazione. Comunque ho toccato terra e io mi dicevo, va bene, ok, però sto lavorando per cercare di generare farmaci contro malattie tumorali, ad esempio, no? Questa mia sofferenza è peggio della sofferenza di un tumore, è peggio della sofferenza dei familiari di chi ne soffre, è peggio della sofferenza del tumore dei familiari di 10.000 persone? No. Quindi spingi, vai. Quindi avanti. Vai. Quindi io mi sono sempre dato, cioè, questa, la malattia per me è stato l'elemento trainante. Cioè, io, va bene, io voglio fare impresa perché mi piace l'idea di sviluppare certe abilità e di applicare
le mie conoscenze in un contesto diverso rispetto al mondo accademico che mi permetta di crescere più efficientemente. Però non è questo il motore, cioè questo è uno degli effetti secondari. Io sono spinto dal fatto che credo e ci tengo a quello che faccio, quindi chiunque secondo me vuole fare qualcosa di grosso, di grande, lo deve fare non perché è grande, non per i risultati che porterà a se stesso, ma per realizzare una visione più grande che ha internamente. Poi per qualcuno può essere fare l'attore, e di nuovo l'importanza di dare quell'emozione, certo, no? Però secondo me nel momento in cui si guarda troppo dentro a se stessi come per darsi spinta, si perde spinta. E una sera che ci siamo incontrati, avevamo toccato in modo un po' tangente verso la fine un tema che voglio qui riportare, perché la scienza spesso, diciamo, è accusato, o a volte si comporta anche in modo molto materialista, in modo ateo, ok? Allora tu, uomo di scienza, scienziato, eccetera, eccetera, come vivi la spiritualità? Cioè, non religione, Certo, la spiritualità. C'è una tua qualcosa di un po' più alto, no? Sì, sì, sì. Ok, cioè, come riesci a farle combaciare, vivere qualcosa, no? Che appunto non si può toccare con mano, non si può fare un esperimento, no? Alla spiritualità. Ecco, com'è questo rapporto da... Ma io sono molto... cioè, mi ritengo una persona spirituale. E non vedo perché le due cose dovrebbero essere in contrasto. Non dico che quello che hai detto tu, però... mi sembra in generale che scienza e materia, cioè che materia e spiritualità siano due cose diverse. E invece io non penso che sia così. Le molecole, gli atomi, gli ormoni, i neuroni, sono il linguaggio, no? Il codice tramite il quale viene trasmessa la realtà e avviene quello che succede qui. Però come... pensa al nome di una persona con cui bene, no? Okay. Mamma. Certo. No? Certo. Sono due lettere disposte, no? Però quella mamma non è solo, come dire, non è solo un aggregato di cellule, è tanto altro. Cioè noi, noi meccanicamente, va bene, noi siamo reazioni e altro, cioè siamo molecole, atomi, però messi tutti assieme, uniti in un certo modo, diamo vita a molto di più. E non sono cose svincolate, e il fatto di essere composti da materia non penso che tolga niente. No, no, non toglie niente, ma sì. Interessava sapere come la... quel che puoi dire, naturalmente, che molto spesso sono cose anche molto personali. Certo. Cioè, qual è appunto la tua relazione con la spiritualità? Sì, sono spirituale, penso che la spiritualità abbia un impatto sulle nostre vite, che le leggi fisiche del nostro mondo traducono in risposte ormonali, rilascio di neurotrasmettitori o altro che hanno effetto benefico, anche solo credere ad alcune cose può portare a un miglioramento della vita, e questo è appunto tradotto in... un po' come dicevamo prima, sempre nel percorso, nel percorso in macchina. Allora adesso ti provo un po', no? Perché sono sempre andato... Dimmi. Su Twitter un po' il filo conduttore, no? Twitter. Poi l'ultima domanda sarà ancora su questo. È un tema che nelle ultime settimane ha scalato molto, certo. Ok? È il tema della carne coltivata. Ora, so che hai fatto una serie di tweet a riguardo, esatto, e come dire, di che si tratta, spiegacela un po', i vantaggi, gli svantaggi, ok? Perché parimenti, no, per capire, devono stare sullo stesso piano. E
Certo, allora la carne coltivata è una tecnologia di frontiera, ok? Che consiste nel crescere tessuti del quale noi ci possiamo nutrire, quindi muscolo, grasso, che è quello che mangiamo degli animali, no? Non sull'animale, ma in dei bioreattori, cioè degli incubatori appositi. Allora, noi tradizionalmente mangiamo la carne che cresce nel muscolo, appunto, dell'animale che uccidiamo, macelliamo e poi arriva sulle nostre tavole, no? Ecco, la carne coltivata è una tecnologia innovativa che permetterebbe di ottenere sì il prodotto finale senza però essenzialmente la macellazione dell'animale. In cosa consiste? Si fa una biopsia al bovino, al suino, all'ovino, a quello che vuoi te. Dopo questa biopsia, che contiene cellule muscolari ma anche cellule staminali che possono differenziare in cellule di grasso, di muscolo, eccetera, viene messa in incubatore in delle condizioni che ne stimolano la crescita e la differenziazione in tessuto maturo, no? Ecco, e si stima che teoricamente, perché ancora siamo agli albori di questa tecnologia, da una biopsia piccola si possono arrivare a migliaia di chilogrammi di carne. Quindi ti rendi conto dell'impatto che questo può avere. Da un punto di vista, la popolazione si sta espandendo, dovrebbe stabilirsi a fine secolo intorno, mondiale, dovrebbe stabilirsi a fine secolo intorno agli 11 miliardi, non è vero che cresce per sempre. Certo. Intorno agli 11 miliardi la popolazione mondiale si prevede che si stabilizzerà, però bisogna nutrirla. Ecco, ovviamente ridurre l'impatto ambientale pur continuando a nutrire la popolazione è una cosa di interesse per tutti. Questa è una tecnologia di frontiera perché che potrebbe risolvere molti problemi, perché il bioreattore può in teoria diventare più efficiente nell'utilizzo di acqua, di nutrienti, ridurre significativamente le emissioni di CO2, specialmente se è alimentato con tecnologie, con fonti rinnovabili. Insomma, i vantaggi si sprecano. Ovviamente, come dicevo, è una tecnologia che è ancora agli inizi. E per questo motivo, cioè, a volte si dice sì, ma non si riesce, non si può, però è come dire tornare indietro di un secolo, dire il motore a scoppio sta emergendo. No, ma si riduce la tradizione dei cavalli, si riduce l'utilizzo degli allevamenti. La tecnologia non si ferma, il progresso è una cosa che non riesce a fermare, e soprattutto perché è una cosa che è parallela e risponde alle leggi di mercato. Cioè, ognuno qui è libero di andare a comprarsi un cavallo e girare con quello e basta, ma non vogliamo. Quindi adesso gli incubatori ancora non hanno le efficienze che ci aspettiamo, però ci arriveremo. E c'è stato, ovviamente, è stato dibattuto questo in Italia perché l'abbiamo bloccato per favorire non gli allevatori di cavalli, nel caso dell'esempio del motore a scoppio, ma chi produce la carne con metodi tradizionali. Secondo me, invece di ostacolare con la forza e con le leggi queste tecnologie che un giorno arriveranno comunque, possiamo forse concentrarci a come implementare la nostra tradizione, a come rinnovare chi fa le cose alla vecchia maniera, in modo da accomodare e a produrre, certo, un prodotto di qualità italiano fatto con tecnologie che sono al passo coi tempi. Ok. Hai detto, per esempio, il tema del mercato, no? Sì. Purché, io sono assolutamente d'accordo, però purché quel mercato non sia drogato. Mm-hmm. Cioè, non vi siano, sì, da un punto di vista legislativo, o sì, comunque ci siano altri tipi di interessi che vadano poi, insomma, a sfavorire, no? Mm-hmm. Il mercato libero come sì, deve essere, nel senso che non mi ricordo se ne avevamo parlato, io personalmente non sono a favore, nel senso che, ma non tanto dell'implementazione della tecnologia, sì, sì, in quanto per me il cibo
è cultura, cioè il cibo è arte, cioè è mettere insieme quello che la natura viene offerta, e il passaggio, il laboratorio, a me crea molto, crea disagio, crea problemi, crea, è come se si perdesse un po' quella romanticità che c'è in un piatto, non so come dire. Sì, sì, ma quindi, in effetti è una cosa che in effetti dovrà anche valutare come presentarsi in maniera appetibile, parlandosi di cibo, appetibile è la parola appropriata, al consumatore, tenendo presente che se non sei convinto non sei obbligato. E questo è il tema, esatto. Se qualcuno vuole farne utilizzo, consumarla una volta che la tecnologia sarà matura, sarà importante che a questa persona sia concesso, specialmente se lo fa tutto il resto del mondo. Se noi come Italia decidiamo di non innovare su questo settore, neanche per mettere la ricerca, ci diamo la zappa sui piedi. Allora, ecco, andiamo verso la conclusione. Sì. Allora, dato che sei un grande appassionato di Twitter, sì, in un tweet, in 100 caratteri, dacci una frase di te che ti caratterizza, di Giacomo Gorini, in un tweet, in 100 caratteri. Che ti descrive al meglio? Ma io citerei proprio Wordsworth. Il bambino è il padre dell'uomo, no? Come dicevo prima, noi siamo il risultato delle scelte che abbiamo fatto da bambini, e la nostra versione anziana sarà il risultato delle scelte che facciamo adesso. Il bambino è qualcosa che viene visto come una personcina che non ha potere, e invece ce l'ha. Ce l'hanno gli studenti e ce l'hanno chiunque si ritrova da capo. L'essermi trovato a soddisfare tutte le mie ambizioni in ambito accademico è ciò che mi ha spinto a ricercare quell'inizio e quella sfida e quel partire dal nulla, abbandonando quel mondo e facendo partire qualcosa di nuovo in un settore che non è tradizionalmente il mio. Però chi se ne frega della tradizione? Possiamo reinventarci, certo, tutti i giorni, indipendentemente da quello che pensano gli altri, da quello che abbiamo fatto fino a quel momento, e il mondo, la società ne ha bisogno, che seguiamo quello che ci sentiamo dentro. Passione e coraggio. Salute. Cheers. Grazie Giacomo. Un piacere.